Ciao ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip voglio informarvi degli aggiornamenti che ci saranno su Fallout 76. Saranno il 4 e l'11 dicembre 2018, ragazzi, e ci saranno tanti cambiamenti, ma questi sono degli aggiornamenti minimi, ragazzi, in che senso? Che ci saranno tanti altri aggiornamenti che sistemeranno ancora di più il gioco. Ma la cosa importante, ragazzi, è, mi raccomando, segnalate tutti i bug, perché Bethesda ascolta i nostri feedback. Ora io vi leggerò il comunicato stampa che ho scaricato dal loro sito. E in più vi parlerò a fine video del gioco Darksider 3 e vi do sempre appuntamento, come sempre, in diretta live alle ore 15. Ma per adesso parliamo del gioco Bethesda. Allora, Bethesda è ora intervenuta per scusarsi con i propri fan e fornire qualche dettaglio in più sui prossimi fix che verranno pubblicati nei prossimi giorni. Sappiamo che vi siete arrabbiati e frustrati allo stato attuale delle cose, che si tratti dei problemi che state riscontrando nel gioco o della mancanza di comunicazione riguardo ai fix, aggiornamenti e news. Ieri vi abbiamo riferito che siamo ancora qui a raccogliere i vostri feedback e soprattutto lavorare per trarre informazioni dal team di sviluppo da condividere con voi. Siamo spiacenti e capiamo che non è stato il giusto approccio e lavoreremo per fare meglio da ponte tra voi e il team Bethesda Studio. Poi continua. I due aggiornamenti, il primo arriverà il 4 dicembre 2018 e andrà ad aumentare il limite massimo da diventare da 400 a 600, a risolvere il bug della Power Armor e a modificare il loot dei boss e l'effetto del Cleorator. Il secondo sarà invece pubblicato l'11 dicembre 2018, praticamente permetterà di effettuare il respec dopo il livello 50, di rispawnare in altri luoghi oltre al Vault-Tec e di sfruttare una nuova opzione che si chiama Bulldozer, ragazzi, questa è una figata, con cui potrete sradicare alberi, abbattere rocce durante le fasi di costruzione del vostro camp. Questo significa che praticamente lo possiamo mettere quasi ovunque, tranne nelle città. Ma ritorniamo alla prima notizia, il discorso dell'ampliamento della cassa. Qua dicono che da 400 a 600, ma io ho letto sempre nel comunicato ufficiale, ragazzi, che questa cosa è sempre momentanea, perché ho letto che poi verrà ancora ampiamente aumentata, perché 600 è poco, uguale, è veramente poco. Quindi io spero che possano ampliarla o renderla infinita, anzi secondo me sarebbe meglio infinita, tu ci puoi mettere tutto quello che vuoi, quindi sarebbe secondo me la soluzione migliore. Ok ragazzi, io questo che ho letto ve lo metterò sotto nei commenti, mi raccomando ragazzi, condividete il video. E in più vi invito sempre a seguire sul mio canale il gioco Darksider 3. Ho già pubblicato 5 video che potete vedere, ragazzi, sto giocando in modalità ardua e onestamente sto faticando, però oltre al fatto che ho scoperto un trucco per poter farmare, adesso il mio personaggio è a livello 42, ho ampliato la forza al 106%. Ma ve lo mostrerò oggi in diretta live, quindi mi sono messo a farmare e continuerò a farmare anche adesso. Prima di andare in live mi farò una o due ore di farming e saliremo ancora, perché il motivo è presto detto, ragazzi. Essendo che sto giocando in arduo è veramente difficile, quindi cercherò sempre di avvantaggiarmi nel prossimo boss che devo affrontare, che ieri ero rimasto bloccato, ma ho scoperto la strada dove si trova il nostro amico, che vedremo se riuscirò a sconfiggere. Ok, ora io vi saluto. Come sempre, vi chiedo se volete iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice all'insù per sostenere il mio canale, ragazzi. E vi saluto e ci becchiamo in diretta live. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao.